Ciao a tutti, da Francesca del blog Le Mille Una Bontà di Franci. Questa settimana vi propongo la ricetta dei cornetti brioche al vapore al cacao, un dolce lievitato goloso e leggero da preparare con l'aiuto dello chef bot di Aikos. Seguitemi e scoprite come prepararla. Versate il latte, il lievito e lo zucchero nel boccale di chef bot, munito di lame. E azionate il robot a velocità 2x3 minuti, alla temperatura di 37 gradi centigradi. Aprite il boccale e unite la farina, il cacao e l'olio di semi. Continuate a impastare il tutto alla temperatura di 37 gradi centigradi per 2 minuti e 30 secondi alla velocità 2. Togliete l'impasto dal boccale, pirlatelo bene su una spianatoia in legno leggermente infarinata e riponete la palla ottenuta in una ciotola. Coprite la ciotola con un canovaccio pulito e lasciate lievitare per 2 ore al caldo. Stendete la palla lievitata in una sfoglia rotonda e da essa ricavate 8 triangoli. Praticate un taglietto alla base di ogni triangolo, farcitelo con un cucchiaino di confettura di pere e arrotolate la pasta a mo' di cornetto. Posizionate i cornetti su quadrati di carta forno e inseriteli nella cesta del vapore, a lievitare per altri 20 minuti. Trascorso questo tempo, versate l'acqua nello chef bot e portatela a bollore, impostando una temperatura di 100 gradi centigradi e un tempo di 8 minuti a velocità 1. Trascorso questo tempo, posizionate la cesta del vapore sul robot e cuocete i cornetti a 100 gradi centigradi, velocità 1, per 15 minuti. Non appena la cottura sarà terminata, spegnete il robot e lasciate raffreddare i cornetti su una gratella. Spolverate la superficie con dello zucchero a velo e servite i cornetti brioche al vapore al cacao in tavola. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Se avete piacere, seguitemi sui social per rimanere sempre aggiornati. Vi lascio i link sotto in descrizione. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!